Al colloquio, cioè ad un colloquio di questo tipo, eravamo abbastanza preparati, insomma, ai vari collegamenti, anche i nostri insegnanti nelle ultime interrogazioni avevano cercato di farci lavorare anche in questa direzione. L'elaborato è stata un po' una novità, però è stato anche interessante, devo dire, abbiamo avuto modo ognuno di noi in maniera diversa, però di approfondire un argomento, un tema specifico, un confronto tra autori greci e latini, è stato comunque interessante. Devo dire, secondo me il tema è un po' mancato perché la prova d'italiana non sostituiva quello che sarebbe stato un tema o comunque un'analisi del testo. E la cosa forse più difficile è stata stare dietro a tutte le notizie che arrivavano a pezzi e soprattutto arrivavano all'ultimo. Il nostro dirigente scolastico in questo senso è stato di grande aiuto in quanto si è tenuto in contatto comunque con noi rappresentanti dell'istituto e ha anche organizzato un incontro per spiegare quali sarebbero state le modalità di svolgimento dell'esame di Stato. Insomma, da questo punto di vista, fortunatamente avevamo una dirigenza molto preparata. Però sì, la didattica a distanza sicuramente è stata dura, soprattutto all'inizio è stato difficile abituarsi a un tipo di lezione così diverso. Non sono uscita quest'anno dalla maturità. Diciamo che le cose erano state un po' più chiare fin dall'inizio, avevamo avuto più informazioni. Sicuramente il percorso finale degli ultimi mesi era stato più facile, nel senso che non c'era stato niente di incerto e niente di lasciato quasi, diciamo, al caso in base a come fosse andata la pandemia. Quindi, era più una questione di punteggi delle prove in sé, perché io ho avuto 3 scritti l'anno in cui ho dato la maturità. Diciamo che emotivamente credo che l'incertezza, almeno per quanto mi riguarda, forse l'incertezza di quest'anno sarebbe stata più difficile da gestire che la, diciamo, quasi certezza dell'anno in cui l'ho data io, nel senso che nell'anno in cui ho dato la maturità c'era una tradizione ormai consolidata da anni di modalità di svolgimento degli scritti, di svolgimento degli orali, diciamo che sapevamo già tutto a prescindere, e questo non, diciamo che non ha appiattito l'ansia in sé, perché è il primo vero esame di ognuno di noi, almeno per quanto riguarda il liceo, però sicuramente ha tolto quella componente appunto di incertezza, anche di paura se la maturità sarebbe stata online o in presenza, che invece le classi di quest'anno hanno dovuto affrontare. Loro sono sempre state molto autonome perché ho sempre avuto una vita un po' piena di impegni, insomma, complessa. Spero, se questo da un lato ha sottratto loro del tempo, che possa avergli trasmesso il fatto di mettere passione in ogni cosa che si fa e di seguire il percorso in cui si crede. E questo rispetto al risultato finale, credo che abbia aiutato. Naturalmente questo è un traguardo importante, ma è uno step, come sappiamo noi che abbiamo qualche anno in più rispetto al percorso di vita. Quello della scuola è, penso, il bagaglio più importante, da un lato più pesante, ma anche più ricco, che uno si porta dietro nel proprio percorso di vita. Quindi non posso far altro che adesso sperare che questo percorso di vita le porti a seguire poi i loro desideri e soprattutto la loro realizzazione personale e nella società.